Scusate, riprendiamo. La terribile notte era passata, ma il mistero era ancora impenetrabile. Dubbi su dubbi assillavano il commissario, rendendo le indagini sempre più complicate. Ma sarebbe riuscito a districare il terribile enigma? Solo continuando a seguire la storia lo sapremo. Maledizione! Solo impronte di Astor! Io non capisco. Scusi, commissario, non volevo spaventarmi. Io spaventare? Ci mancherebbe. Rentoni noi di polizia essere abituati ben altro. Sì. Già. Che lei era. Ho un alibi. Alibi? Sì, non si ricorda dove ci siamo visti ieri sera. Ieri sera? Rentoni, io non potere fare favoritismi. Io non avere visto voi. Voi essere spesso come tutti, eh? Anthony? Commissario? Noi stare ricostruendo scena delitto. Sì, sì, sto aiutando il commissario alle indagini. Già, lui aiutatemi. Già. Se avete terminato la vostra indagine, io vorrei parlare al signor Anthony Spring a proposito di un certo misterioso oriente. Ya, noi avete terminato! Commissario, volevamo finire di fare le indagini. Anthony Spring vuole accomodarsi, dobbiamo parlare un attimo in biblioteca. Andiamo. Nel castello di Landings la tensione aumentava. Chi sarebbe stato il primo a scoprirsi? Chi avrebbe destato sospetti con una mossa falsa? Se normalmente la paura fa 90, nel castello faceva 180. Vogliamo andare avanti con la commedia o continuare a fare le belle statuine? Silenzio! Io non ho niente da dire. Ma io ho detto già troppo. Gli ha dato un pugno. Già, io dovrei tacere quando tu vai in certi posti con certe donnine, eh? Per questo non sono il solo qui dentro. Che vuoi dire? No, fermi, giocate tra di voi, non mettete in mezzo a me, per favore. No, no, amore, tranquillo. Vorrebbe dire quello che ha detto. Ma perché? Ma hai visto? No, ma non su qualcosa che qualcuno ti ha visto. Che sei? Ah, allora ammetti di esserci stato, Anthony. Ma mia cara, non hai capito che entrambi sono assidui frequentatori? Lorna, tu devi stare zitta. Ecco, hai capito? Brutta. Non ti permettere di parlarmi in questo modo. Ragazzi. Sei una mocciosa. Che è il mercato del pesce? Vai. Avanti, forza, senza litigare. Vai. Signori, noi non possiamo più subire un simile ricatto. La polizia sospetta di tutti noi. E sta gettando fango sull'onore dell'antica famiglia McKinney. Ma voi capite che nessuno di noi può essere accusato di un simile delitto? E sapete perché?
perché la famiglia dei Mechiti subirebbe il più duro colpo della sua centenaria storia. Sapete che cosa vuol dire, Bloodstone? Che tutta la nobiltà di Scozia ci abiterebbe. E vuol dire che perderemmo tutte le nostre terre, tutti i nostri beni, tutti i nostri castelli, e non saremo più ricevuti alla corte d'Inghilterra! No, cazzo! Mio Dio! Scusa un attimo, io, mamma mia, io rischierei di essere non solo ragliato dall'ordine dei medici, ma perdere pure la clinica. Ebbene sì. E quei pochi milioni di sterline che mi sono messo da parte così, tra un po' per altro. E io non mi potrei più riposare quegli 8 miseri mesi di vacanza alle Bahamas o nel mio chalet in Svizzera. Oh, a me non mi farebbero più lo sconto al misterioso Oriente. Allora siete. Allora siete. Non pronunciare più il mio nome, quel nome in mia presenza. Signori, facciamo una tregua nelle nostre questioni personali e cominciamo a fare alleanza per uscire da questa incresciosa situazione. Beh, sono d'accordo, sono d'accordo. Ben detto. Sono d'accordo. Ben detto. Che cosa si stava tramando di così tanto segreto nel castello? Un nuovo crimine? Una nuova accusa? Guarda che cosa... La sapete, il cane fa il cavallo, quelle narici così grandi. Tu rischi. Vai, continua. E il cavallo risponde, ti vorrei vedere a te a scattolarti con qui. Lo sapevo! È vecchia? Signori, ora noi uscire di stanza e ricreare atmosfera delitto, poi tutti andare nelle loro stanze separati e assassino farà mossa falsa e si rivelerà, perché lui avere capito che noi avere capito e cercherà di depistarci. Sì, giusto, bene. Giusto. No, bella trovata. Tutti via, uscire di stanza. Io vi mangio. Good, noi uscire. Vabbè, vabbè. Ecco, tutto sembrava ritornato come la notte del delitto. Il buio circondava il castello. La stanza era silenziosa. Solo il rumore del temporale rompeva quel terribile silenzio. Lo vogliamo fare un po' di temporale? È sufficiente un temporale, non la seconda guerra mondiale. Oh, cosa stava per succedere nella stanza maledetta? Non la figlia, no. Che suggeri? E il coltello sempre in petto, eh? Non avere più scampo! Fermi tutti! Uscire fuori di tenda è ormai avere scoperto gioco! Commissario, il... Eh? Come? Cadavere? Chi? Tu avete riportato cadavere in poltrona? Avanti, uscire fuori! Commissario, sta stampando. Uscire fuori di tenda. Li ho fregati tutti!
commissario. Scherzo da prete. Tanto bene. Ma caro, zitta tu. Credevi non lo sapessi che te la facevi con queste ossa del dottore? Ma Braxton, vedrai, spegnerà pure te e ti scaricherà. Ma allora, assassino! Spiace, commissario, ma non c'è stato nessun assassino. Ma scusate, ma allora chi è quello? Quello là? Peppi? Vieni, cara, fatti vedere dai signori. Vieni qui, cara mia. Ecco, vi presento Peppi, questa graziosa amica. Lei è Peggy, nella realtà è mia sorella. Fate fuori! Se potete! Mi aiuti con questo coso, per favore? Ecco. Cari miei! Scusi, mi chiama Peggy, mi serve il copione, non c'è la battuta. Arthur, spero avrai una spiegazione di tutto ciò. Mia cara, Peggy è una graziosa bambina che sto aiutando e volevo annunciarvi a proposito che sarà Arthur ha venduto il castello con tutto quello che c'è dentro e quei pochi anni che gli rimangono con la moderna medicina, speriamo ancora tanti, se la vuole spazzare in un altro ambiente e con signorine come lei. Voi arrangiatevi pure, non morirete certo di fame, non credo. E voi, Blackstone, che comunque non sappiate che con i soldi del castello ho comprato il misterioso Oriente. Ecco. E non ci sono sconti ma per nessuno. Ma siete tutti comunque i benvenuti. Non è possibile, io non riuscire a scoprire delitti, di avere studiato manovale, presso diploma per corrispondenza, ho studiato libri, aver fatto tutto, ma sono colpevole, sfuggire sempre! Non ne posso più! Triste! Anche la prossima volta ci sarà un cadavere tutto per lei! Soltanto Sir Arthur visse felice e beato tra le grazie delle ragazze del misterioso Oriente. Buonasera. Degli altri si seppero in seguito solo notizie frammentarie. Il commissario riuscì a scoprire finalmente il suo primo delitto quando, preso da un incontrollabile moto di rabbia, uccise un testimone insolente e poco collaborativo e si scoprì da solo. Il dottor Bloodstone, in un momento di malsopportazione e di esasperazione, provocò un ictus a Lady Elizabeth, ammettendo i suoi tradimenti e mostrandole con goduria le foto di tutte le avvenenti donnine con cui si era divertito il misterioso niente. Ce la siamo tolti dalle palle. Anthony Spring
fu ucciso dalla 167esima sberla affibbiatagli da Lorna, la quale in seguito fu assunta al misterioso Oriente col nome di Orecchio Profondo come riserva in panchina. Miss Person, per rimaneggiando un coltello da filetto, scambiandolo per uno spremiaglio. Di Gregory si sa solo che mantenne la sua impeccabile dedizione al proprio lavoro e fu al servizio di tante altre nobili famiglie della contea e assistì a numerosi altri delitti. E dell'ultimo fu lui il colpevole, in quanto amareggiato e furioso per essere stato lasciato da Miss Person, che gli aveva regalato in tutti quegli anni notte degne del misterioso Oriente, scambiò a sua insaputa il posto del coltello da filetto con quello dello spremiaglio. Finì così la tragica storia di quella terribile notte al castello di Landings, fra le cupe nebbie della lontana e antica Scozia. Bravi! Non l'ha scoperto nessuno.